Paese in festa, importante quanto storica sagra che si tiene a San Rocco di Guastalla nella pianura reggiana. E all'interno di questa sagra, giunta alla 32esima edizione, si svolge una gara per atleti della categoria juniores. Ed è il presidente di Paese in festa, Roberto Aliotti, che dà il via in questo momento ai 119 concorrenti che partecipano alla 32esima edizione del trofeo San Rocco Sintofarm, che, come dicevamo, organizzato e indetto dal comitato di Paese in festa, mentre per la realizzazione tecnica c'è l'intervento del team Niel Nizzoli di Correggio con il gruppo sportivo Pedale Reggio. Da percorrere il circuito locale di 7,5 km per 15 volte per un totale complessivo di 112 km 500 metri. Con queste immagini siamo al 15° chilometro di corsa. Al comando abbiamo Cappelli della Big Hunter e Verona della Berti Mobili, due atleti che hanno un vantaggio di una dozzina di secondi nei confronti del gruppo, quindi si sono subito mosse le acque. È stato proprio Cappelli, Luca Cappelli, atleta che fin dalle categorie minori è sempre stato un attaccante nato, quindi così ha acceso la miccia subito in questo 32esimo trofeo San Rocco Sintofarm. E ricordiamo che in questa gara verrà anche assegnato il Memorial Livio Pizzetti, oltre ad altri numerosi premi e trofei. Con le immagini siamo ora intorno al 25esimo chilometro di corsa. Verona e Cappelli sono stati raggiunti da altri concorrenti. Andiamo a vedere. In testa abbiamo col 59 proprio Stefano Verona della Berti Mobili. Lo rileva il comando col numero 12 Riccardo Rubini della Casano Romagnano. Quindi abbiamo con il 42 l'iniziatore di tutto questo movimento, e cioè Luca Cappelli della Big Hunter. Con loro abbiamo con il numero 66 Nicola Dadalt, atleta della CF Forni. Quattro concorrenti che hanno un vantaggio di circa 20 secondi nei confronti del gruppo. Importante presenza degli atleti regionali, ma come abbiamo già potuto vedere sono presenti anche molte squadre extra regionali. Molto ben rappresentato il Triveneto, ma anche la Lombardia, la Toscana, la Liguria. Quindi anche pubblico numeroso venuto anche da lontano per assistere a questa gara. Con le immagini abbiamo il gruppo compatto, infatti esaurita l'azione dei quattro che abbiamo visto in precedenza, siamo intorno poco oltre al 40esimo chilometro di corsa, tutti assieme, vedete c'è sempre movimento in testa, è una corsa tutta pianeggiante con molte squadre, delle quali molte parecchio forti, e sarà veramente difficile riuscire ad andare via, forse bisogna essere molto convinti, specialmente nei chilometri finali, per riuscire a restare al comando, quando alle spalle vi sono i treni delle squadre e dei velocisti che cercano sempre di riunire il tutto. Possiamo dire che al 90% la gara terminerà in volata. Ma non mancano sicuramente i tentativi di attacco. Quando siamo al 55esimo chilometro di corsa abbiamo un drappello al comando, in testa, là davanti con la maglia gialla, numero 49 della Calderara STM, abbiamo Matteo Malucelli, lo rileva ora con il 54 Francesco Castagnaro della Contri di Verona, quindi abbiamo con il numero 17 Simone Gori della Casano Romagnano, con il 29 Xuliano Camberlai della Graphic Line, quindi con il 117 Jacopo Dalbianco della Villa Dose Angelo Gomme, con il 70 abbiamo Matteo Altinier della CF Forni, quindi con il numero 16 Christopher Favilla della Casano Romagnano, con il numero 5 Michele Maggi, atleta di casa della Niel Nizzoli di Correggio. 8 atleti che hanno un vantaggio di 25 secondi sul gruppo. Cambia la situazione in testa, gli 8 di testa sono stati raggiunti da altri 6 concorrenti, 4 dei quali sono della Angelo Gomme Villa Dose, e vediamo che c'è un po' di discussione in testa, infatti su 14 atleti ben 5 sono della formazione in maglia giallo-verde e gli altri hanno qualcosa da dire, evidentemente sono troppo avvantaggiati gli atleti della Villa Dose e quindi gli altri hanno smesso di tirare, gruppo che arriva con un ritardo ormai inferiore ai 30 secondi quando il vantaggio era giunto nei chilometri precedenti quasi a un minuto. E intanto quando siamo a circa 23 chilometri, qualcosa meno alla conclusione, abbiamo al comando altri due atleti che hanno preso il posto dei 14 che abbiamo visto in precedenza. Con il 106 abbiamo Francesco Magrin della Villa Dose Angelo Gomme, in sua compagnia l'atleta con il numero 68 Patrick Fellet della CF Forni. Transitano gli atleti in questo momento sotto la linea del traguardo, contagiri che segna meno 3, quindi sono esattamente 22,5 i chilometri ancora da percorrere, ma il gruppo, vediamo, ci siamo fermati, il gruppo è veramente vicino, una cinquantina di metri di ritardo, quindi possiamo dire nuovamente gruppo compatto e ci avviciniamo ormai alla conclusione, saranno gli ultimi chilometri veramente da percorrere a fortissima andatura. Intanto ricordiamo la direzione di corsa della gara che è affidata ai signori Pezzini e Tarozzi, mentre la giuria presieduta dal signor Adice, componente il signor Mai, giudice in moto il signor Fortini, giudice di arrivo il signor Franceschini.
Intanto siamo ormai a poco più di 10 km dalla conclusione, il gruppo è compatto, prova un allungo proprio in questo momento, Onetti, atleta della formazione bresciana della Mazzano. Sono tentativi, si può dire, quasi velleitari, è molto difficile riuscire ad andare in fuga, soprattutto è molto difficile riuscire a farlo in solitario. In questa gara, che ricordiamo è organizzata dal Comitato di Paese in Festa, con la collaborazione tecnica del gruppo sportivo Pedale Reggio e soprattutto del team Nial Nizzoli di Correggio, del patron Auro Nizzoli. Lasciamo Onetti con qualche metro sul gruppo. Linea del traguardo, suona la campana, vuol dire che manca un giro, quindi 7 km e mezzo ancora da percorrere e il gruppo si è ricompattato. Ci sono quattro concorrenti che provano ad uscire in questo momento, ma vedete che il gruppo è sempre allungato in fila indiana, si viaggia veramente molto forte, è quasi impossibile riuscire ad andare in fuga, ci vorrebbe veramente un tentativo convinto di un gruppetto proprio negli ultimi chilometri. E siamo ormai in attesa di un volatone generale, infatti il gruppo viene segnalato compatto, vengono segnalati gli atleti della Villa Dose Angelo Gomme a trenare in questo momento, vediamoli ormai ai 300 metri, aprono proprio le maglie giallo-verdi della formazione Rodigina, attenzione, c'è un po' di movimento nelle prime posizioni, stanno cercando di uscire anche gli atleti della Big Under, attenzione anche alla Paletti Simek, ma è la Villa Dose ed è Viero, Simone Viero che vince davanti a De Vitis e poi a Arati e Comini nell'ordine. Simone Viero, che volata! Eh sì, ho fatto una volata proprio grande, perché non pensavo neanche io che riuscivo a fare una volata così. C'è stato dietro un grande lavoro di una squadra spettacolare con un treno grandioso. Durante la corsa si era formato al comando un gruppo di 14, però ce n'erano troppi della tua squadra per poter andare in fondo. Eravamo in 5, c'ero anch'io, abbiamo provato ad anticipare, se riuscivamo ad arrivare in 5 in una squadra su 14 era facile che vincevamo, però non siamo riusciti, non ci siamo abbattuti, abbiamo fatto un treno grandioso, la volata sono riuscito a vincerla. 2011 che sta andando, possiamo dire benissimo. Sì, sì, è la seconda vittoria questa qui con due notturne vinte. E molti piazzamenti, oggi la vittoria ci voleva, una vittoria di squadra soprattutto. Marco De Vitis, un bel secondo posto, soddisfatto o un po' di rammarico? Un po' rammaricato perché sto cercando la vittoria all'inizio stagione, arrivano solo piazzamenti, è il terzo secondo posto se non sbaglio, non si riesce a vincere. Oggi era rimonta, però c'era la Villa Dose che erano in troppi da battere. Ci sono ancora molte corse comunque andare alla fine dell'anno. Sì, sì, speriamo di riuscire a trovare la vittoria. Volevo cercare la vittoria oggi perché abbiamo cambiato maglia, oggi abbiamo spianato la maglia nuova, volevo riuscire a vincere con la maglia nuova, ma fa lo stesso, dai, proviamo entro la fine dell'anno. Nicolò Arati, terzo all'arrivo, un bel piazzamento, un po' di rabbia però, sempre piazzato ci vorrebbe la vittoria. Sì, è stata una volata molto lunga, non mi sono neanche reso conto dove sono uscito e ci ho provato, hanno fatto un treno splendido, lunghissimo. La volata è venuta lunga, io ho rimontato, ma era veramente più forte oggi. Luca Bacchiavini, 22esima edizione di Paese in Festa, senz'altro una sagra che sta diventando sempre più importante. All'interno di questa sagra una corsa davvero bella. Sì, anche quest'anno è stata una bella corsa, combattuta, un arrivo allo sprint come ormai è consuetudine nelle ultime edizioni. Paese in Festa fa enormi sforzi per sostenere questa manifestazione, sicuramente comunque un grazie al team Nial Nizzoli che da diversi anni ci appoggiano e organizzano una manifestazione secondo me esemplare. Possiamo dire che questo connubio non finirà mai della corsa ciclistica all'interno di Paese in Festa? Ma è la corsa a San Rocco durante la sagra, che una volta era il 15 di agosto, adesso si è un po' anticipata, è ormai un classico. Penso che tutti gli sportivi aspettino i giorni della sagra per venire a vedere anche la corsa in bicicletta, oltre alle gastronomie locali. Quindi si presume che di andare avanti ancora per diversi anni, insomma. Auro Nizzoli, è un altro impegno organizzativo, un'altra corsa per voi. Ma oggi diciamo che è stata una manifestazione che è andata bene, la corsa è andata tutto bene, gli amici qua di San Rocco ormai hanno un'esperienza che quindi le cose sono andate tutte bene, cosa dire, è la penultima, ci vediamo lunedì a Gavassetto, spero che sia una bella manifestazione e arrivederci al prossimo anno.